Questa è la quantità di capelli che ho perso durante l'ultimo lavaggio e vi assicuro che ha una bella pallina. Sì, ok, lo so, lo so. Lo so che in questo periodo siete tutte disperate perché vi cadono un sacco di capelli, perché nella doccia vi trovate un tappeto di capelli, sul pavimento ho ancora un tappeto di capelli, fate styling e vi rimangono un sacco di capelli attaccati alla spazzola. Spoiler, è il periodo. Ragazze, mie care, oggi sono qua per darvi un po' di supporto morale e psicologico perché in questo periodo, come tutti gli anni, è inevitabile che i capelli cadano in maniera un pochettino più abbondante. È fisiologico, è sistematico, cambia la stagione, cambia il periodo e ogni anno è così. Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, i nostri capelli concludono il loro ciclo vitale, quindi è normale vedere un po' più di capelli cadere e soprattutto non dobbiamo allarmarci. Come dico sempre io, dobbiamo allarmarci solamente nel momento in cui vediamo che in testa abbiamo delle zone completamente vuote, con proprio dei buchi dove non crescono più i capelli o delle zone che si sono veramente diradate tantissimo, proprio ad occhio, deve essere proprio una cosa visibile. Per tutto il resto invece dobbiamo stare abbastanza serene. Possiamo attuare magari un hair care mirata, possiamo utilizzare alcuni prodotti con delle proprietà rinforzanti per far sì che i nostri baby hair, quindi i nostri capellini piccolini che sono già in crescita, perché quando cade un capello sotto ce n'è già uno pronto che sta per uscire, quindi non dobbiamo allarmarci. Possiamo utilizzare dei prodotti che aiutano invece a rendere ancora più forti i nostri capelli che sono in crescita. Ovviamente, ma penso che non ci sia neanche bisogno di dirlo, però lo dico perché c'è sempre qualche simpaticone o qualche simpaticona poi che commenta. Io non sono una dottoressa, tantomeno una tricologa, tantomeno una dermatologa, sono solo una grande appassionata del mondo di beauty, di cosmesi. Faccio tanti esperimenti su me stessa e quindi posso magari darvi qualche piccolo consiglio e consigliarvi qualche prodotto, sempre qualora vi troviate di fronte ad una caduta stagionale, lo ripeto. Se invece vi sembra di trovarvi in una delle due condizioni di cui vi ho parlato prima, assolutamente rivolgetevi al vostro medico oppure al dermatologo e al tricologo. Mai come in questo periodo, secondo me, è più azzeccato mettere a puntino una hair care routine, quindi sviluppare un hair care routine rinforzante, volumizzante, elasticizzante per i nostri capelli. Io mi sento di consigliarvi per quanto riguarda la detersione uno shampoo che io amo. Mi piace tantissimo anche il suo profumo, ad alcuni invece dà fastidio. E sto parlando dello shampoo all'amla di Kadi. Contiene non solamente l'amla, che è una delle erbette ayurvediche più utilizzate quando si necessita rinforzare un po' i capelli, quando gli si vuole dare un po' più di spessore, quando gli si vuole dare un po' più di forza, quindi laddove ci troviamo di fronte ad un capello che si è un po' indebolito, si è un po' anche è diventato un pochettino più fino, sottile, non ha più quel vigore, ecco, l'amla ci viene in aiuto. Ha tantissime proprietà, ma questo shampoo qui all'interno contiene anche Palo Santo, Shikakai, Bringaraji, Neem, Brahmi, Rita e sono tutte delle polveri ayurvediche e erbe, frutti che sono stati processati, bolliti e processati all'interno di questo shampoo e hanno tutte delle proprietà fantastiche per donare di nuovo vigore alla nostra chioma e quindi lo trovo veramente un prodotto ottimo e aiuta molto anche in termini di volume. Spesso e volentieri un capello che è diventato un po' più sottile, che ha perso un po' la sua vitalità, è un capello spento, debole, ma anche un po' moscio, un po' floscio, non è più bello fluente, non è più bello voluminoso. Questo shampoo qui vi aiuta un pochettino a far ritrovare i vostri capelli quello sprint che aveva perso. Consiglio numero 2: fate degli impacchi di oli sui vostri capelli, soprattutto ovviamente sulla vostra cute, utilizzando degli oli che stimolano la ricrescita del capello, che stimolano l'ossigenazione dei vostri bulbi in modo che i vostri capelli crescano più sani, più forti e
come non parlarvi anche qua dell'olio d'amla. Io ho sempre quest'olio qui, l'olio di Kadi, lo alterno insieme ad altri oli quando faccio air oiling, quindi una volta magari utilizzo questo, una volta utilizzo una miscela di oli vegetali come questo di cui vi avevo già parlato in un altro video dove vi facevo vedere la ricrescita pazzesca che avevo avuto di tanti capellini, magari ve lo metto qui da qualche parte. Quindi un consiglio che vi do è quello di farvi i vostri impacchi con gli oli. L'olio essenziale di rosmarino è stato scoperto avere dei benefici fenomenali sulla ricrescita, ve ne ho parlato anch'io, l'ho testata io su me stessa e devo dire che sono molto soddisfatta dei risultati che ottengo utilizzando l'olio essenziale di rosmarino. Mi sento di dirvi solamente alcune cosine, di stare attente a come lo utilizzate e a cosa utilizzate, perché di prodotti che contengono olio essenziale di rosmarino o comunque di olio di rosmarino ce ne sono tanti e si fa un po' di confusione. Diciamo che principalmente possiamo fare questa distinzione: questo qui è un prodotto dove all'interno c'è un'alta percentuale di olio essenziale di rosmarino, ma insieme ci sono altri oli, c'è anche la biotina e non mi ricordo quante altre cose ci sono, ha un inci veramente spaziale. Olio di soia, olio di ricino, olio di basilico, olio di mandorle dolci, insomma tantissime cose, e quindi è un prodotto che è già pronto per poter essere utilizzato in tutta sicurezza sul vostro cuoio capelluto. Questo qui invece è un classico olio essenziale al rosmarino, ovviamente. Io questo qui l'ho comprato su Amazon, però insomma l'ho trovato un pochettino dappertutto, l'olio essenziale di rosmarino. Questo qui, attenzione, è un prodotto che non potete prendere dalla pipetta e mettervi direttamente in testa, perché gli oli essenziali non vanno mai utilizzati puri, né su la testa, sui capelli, e tantomeno sulla pelle, sul corpo. Vanno sempre diluiti all'interno di quello che viene chiamato un olio vettore. Quindi può essere che ne so, l'olio di ricino, può essere l'olio di mandorle dolci, può essere l'olio di argan, insomma scegliete voi l'olio che vi piace di più utilizzare per la cura dei vostri capelli e gli mettete dentro un po' di gocce di olio essenziale di rosmarino. Non utilizzatelo così in purezza, perché rischiate irritazioni, dermatiti, pruriti del cuoio capelluto, insomma rischiate di fare più danni che apportare benefici. Io spesso e volentieri utilizzo questa miscela di oli qua di Aroma Zone, vedete ormai è a più della metà, io utilizzo questo e gli metto un po' di gocce di olio essenziale di rosmarino, oppure utilizzo l'olio di amla e gli metto un pochettino di gocce di olio essenziale di rosmarino. Altre volte utilizzo questo, insomma ho mille prodotti, lo sapete, però li alterno e cerco sempre di utilizzarli nella maniera corretta, soprattutto i tempi di posa. Mi raccomando, non si va a dormire con gli oli sulla testa, non si deve assolutamente stare per così tante ore con gli oli in testa, perché l'olio per un tempo prolungato come quello del riposo notturno può andare ad ostruire i bulbi, quindi soffoca i capelli, ok? Quindi paradossalmente rischiate di farvene cadere di più che rinforzare i capelli e farli crescere più sani, più forti. E mi raccomando, quando poi fate il lavaggio dopo gli impacchi con i capelli, assicuratevi di aver rimosso completamente ogni traccia di olio, altrimenti i capelli vi rimangono sporchi, unti, pesanti e appunto andate ad occludere ancora una volta il bulbo pilifero, ok? Piuttosto fate prima una passata di balsamo, perché per la legge di attrazione grasso rimuove grasso, e poi vi fate lo shampoo. Meglio se avete dei co-wash, che sono dei prodotti ad hoc proprio per fare questo tipo di operazione. Si utilizzano soprattutto dopo gli impacchi con le erbe tintorie e appunto dopo gli oli. Il terzo consiglio è quello di massaggiare il vostro scalpo, il vostro cuoio capelluto. Il massaggio fatto bene, in maniera delicata, non con le unghie ma con i polpastrelli, partendo dalla zona qui delle tempie, con questi movimenti circolari
circolari e poi piano piano vi spostate dietro le orecchie e poi fin sotto la nuca, aiuta appunto a riattivare diciamo la circolazione sanguigna, no? E quindi viene apportato più ossigeno ai bulbi piliferi e quindi anche più forza ai capelli che devono crescere. Potete farlo manualmente, potete farlo con le spazzoline, questa qui ve l'avevo già fatta vedere anche nell'altro video. Se siete costanti vedrete che appunto i risultati arriveranno. Un altro consiglio, il quarto consiglio, è quello di aiutarci anche dall'interno con l'alimentazione. Ci sono alcuni cibi che sono ricchi di nutrienti per quanto riguarda appunto i nostri capelli, basta pensare al pesce azzurro, basta pensare ad alcune verdure che contengono appunto lo zinco, alimenti che contengono biotina, insomma andatevi a fare un pochettino una ricerca e vedete quali sono gli alimenti che hanno tantissime proprietà benefiche per i nostri capelli e aiutarci anche con degli integratori, perché no, sono concentrati e danno appunto quella spinta in più. Io in questo periodo sto provando questi qua di Yamamoto Nutrition, capelli, pelle e unghie superior, e non li ho mai provati, c'è una mia amica che li utilizza da diverso tempo, ne parla sempre molto bene, quindi sono curiosa, mi piace provare sempre nuovi prodotti, ho deciso di cominciare ad utilizzarli. Ancora non vi posso parlare di benefici perché ho iniziato veramente da pochissimo. L'anno scorso utilizzavo gli orsetti gommosi di Bears with Benefits, ho fatto diversi cicli, mi ci sono trovata molto bene, quindi mi sento di consigliarvi anche quelli. Quindi, cari amiche, dal salottino qui è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi anche un pochettino rincuorata, perché mi ricordo anch'io tanti anni fa, le prime volte che avveniva il cambio di stagione, ancora non ero molto informata, non sapevo che la caduta potesse essere una cosa fisiologica, naturale, vedevo così tanti capelli cadere, dicevo oddio ma che cos'ho, qualcosa. Poi invece con gli anni e informandomi un pochettino, parlando anche con, io ho fatto un sacco di visite da dermatologo, tricologo, cioè veramente ne ho girati tantissimi, mi sono un po' documentata, ecco, e ho capito che questo tipo di caduta di capelli non è preoccupante e rientra nel giro appunto di poco tempo. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto spolliciate, vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social, mi trovate sempre con il nome di Chiacchiere e Rossetti. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo sempre qui nel salottino con tanti nuovi video.